Allora, Francesco Morace, buongiorno, che ci segue in collegamento, il sociologo col quale vorremmo parlare poi dopo di consumi. Mi dice una battuta sul tema migranti: quanto influisce sui nostri stati d'animo le cronache? Quanto influiscono le cronache? Influisce sicuramente tanto, e anche in altre occasioni abbiamo cercato di spiegare come la percezione di questo rischio sia in realtà molto più alta di quanto poi non sia la reale incidenza nella nostra vita quotidiana. Bisognerebbe trattare il tema con molta più, diciamo, tranquillità e soprattutto specificità, e voi spesso lo fate, no? Quindi affrontare il problema caso per caso e cercando di capire che si rischia di mettere tutto sempre in un grande calderone. Migliore, allora, una breve replica. Sono assolutamente d'accordo. Ecco, il bel racconto di Vincenzo Guerrizio sulle vacanze del 2017. Elisabetta Tanini, ci dicono sempre che per misurare anche un po' lo stato di salute di un paese a livello economico si devono guardare i consumi. Che dati abbiamo? Eh sì, tu hai sentito nel servizio del nostro inviato, c'erano alcune famiglie che dicevano: beh, un'estate difficile. Lo è, infatti, secondo alcune previsioni, per quasi 6 milioni di italiani che non potranno andare in vacanza per questioni economiche, per ragioni economiche. C'è da dire in realtà che questa sarà un'estate, almeno secondo le promesse, di record per quanto riguarda le presenze nel nostro paese, soprattutto serena presenza di stranieri, perché abbiamo visto un po' gli allarmi del terrorismo internazionale. Comunque l'Italia, insieme alla Grecia, è tornata ad essere una delle mete preferite soprattutto di tedeschi e inglesi. Ma torniamo appunto alle questioni alle famiglie italiane. Beh, appunto, lo dicevamo, quasi 6 milioni non riusciranno ad andare in vacanza per ragioni economiche, e nel migliore dei casi si riduce anche la durata delle vacanze, non più 15 giorni come era in passato, ma al massimo 12, e così è ridotto anche il budget. Ti dico quant'è esattamente: circa 1737 euro la spesa media per famiglia, ed è una spesa anche più bassa rispetto al resto della media europea, dove invece si arriva a oltre 2000 euro. Lo sappiamo, i tedeschi spendono di più soprattutto per le vacanze, lo stesso vale per gli inglesi. E c'è anche un altro fattore: questo fenomeno riguarda soprattutto le famiglie al sud, le famiglie numerose che stentano ad andare in vacanza. Solamente un terzo degli italiani si potrà permettere l'albergo, la maggior parte invece sarà ospite o di amici o parenti, o andrà nelle seconde case, quelle che insomma sono al mare o in montagna. Ancora una volta la meta preferita è il mare. E così come un'altra curiosità, c'è chi proprio alle vacanze non rinuncia: 60.000 italiani a maggio hanno preso finanziamenti per riuscire comunque a fare qualche giorno di ferie. E sulle vacanze, come tutti gli anni, c'è un po' l'incognita dei rincari. Sappiamo, c'è sempre la benzina. Per ora di sicuro gli aumenti hanno riguardato il settore degli aerei, più 22,7%, più 36% gli aumenti di navi e traghetti, e poi sono aumentati anche i pacchetti di vacanza, soprattutto quelli che riguardano l'estero. Bene, grazie Elisabetta Tanini. Morace, come mi ricommenta questi dati? Che idea si è fatto? Come sono cambiate le vacanze degli italiani? Ma allora, intanto io credo che in questo caso possiamo avere una visione più equilibrata, nel senso sono almeno 10-15 anni che i dati che sono stati presentati sono piuttosto stabili. Rispetto allo scorso anno sono 26% invece di 25% gli italiani che non andranno in vacanza. Io però qui direi una cosa importante: il fenomeno chiave è quello della destagionalizzazione della vacanza per ciascuno di noi, cioè preferiamo piuttosto altri periodi non di alta stagione, e i dati lo dimostrano, perché capiamo che le risorse che abbiamo, che sono più o meno le stesse, possono essere impiegate in modo più intelligente. Quindi mi verrebbe da dire non meno ricchi ma più intelligenti. Abbiamo delle strategie di consumo delle vacanze diverse, non possiamo più parlare neanche di ferie, soprattutto i giovani, perché non c'è più questa concentrazione così massiccia, che poi era un fenomeno tipicamente italiano. Ci stiamo allineando al resto d'Europa, e aggiungo un'altra cosa importante: che le città in cui si rimane oggi offrono molto più di quanto non fosse 10 anni fa, no? Abbiamo in qualche poi modo magari dimenticato... Però bisogna spiegarlo a chi è costretto a restare a Roma, magari non è così contento, scherzo. Sì, però abbiamo dimenticato che le città, come dire, che a Ferragosto erano deserte, oggi offrono in realtà attività, possibilità piacevoli comunque di rimanere nella propria città, per poi fare magari durante l'anno dei weekend che possono essere di visita delle città d'arte, perché al dato che voi presentate dobbiamo affiancare il dato dell'enorme crescita, ad esempio, della visita nei musei, esatto, e del consumo culturale di vacanze, no? Quindi cerchiamo di avere una visione equilibrata. Sicuramente non è più l'estate e soprattutto l'agosto il momento in cui si concentra la vacanza italiana. Stiamo imparando a
come dire, distribuire le nostre risorse nel corso di tutto l'anno. Sì, abbiamo dato ieri i dati appunto sull'aumento dei visitatori dei musei.